Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test di Wesson o della Wesson Card, che è un test che ci consente di valutare la disparità di fissazione attraverso il metodo della foria associata. Fondamentalmente questo test si svolge con l'esaminato che indossa dei filtri polarizzati, solitamente con asse di polarizzazione classico, 45 gradi sull'occhio destro e 135 gradi sull'occhio sinistro. La distanza di esecuzione è quella prossimale. Può essere di 40 cm o di 25 cm per i quali è tagliata la Wesson Card, ma possiamo farlo anche a distanza di lettura abituale o EVIP, che è molto più indicato, insomma. Adesso vedremo cosa cambia e cosa no. Il test prevede come target la Wesson Card, che è un cartoncino nel cui centro vi è il vero target, che è un polarizzato. Questo target si divide in due sezioni, quella inferiore in cui vi è una freccetta rossa ricoperta da un filtro polarizzato con asse di polarizzazione a 45 gradi, quindi visto dall'occhio destro. E poi la parte superiore vi sono una serie di tacchette colorate poste verticalmente sulle quali è posto un filtro polarizzato con asse di polarizzazione a 135 gradi. Ai lati della sezione polarizzata abbiamo due frasi che hanno la stessa funzione del testo nell'unità di Mallet da vicino, cioè quella di stabilizzare l'accomodazione. E poi nella parte superiore, solitamente in alto a destra, abbiamo dei valori di riferimento in quanto disparità di fissazione tarati per 25 e 40 cm relativi alle varie tacchette colorate che abbiamo nella sezione superiore polarizzata. Allora, durante il test, l'esaminato deve praticamente guardare il centro del target, quindi le due sezioni polarizzate, e riferire se la freccetta rossa si sposta in una qualsiasi direzione rispetto alla sua posizione originaria. Se ciò non avviene, siamo in condizioni di ortodisparità. Se avviene, e precisamente se la freccetta rossa si sposta verso destra abbiamo una esodisparità, verso sinistra una esodisparità. Poi possiamo ruotare, diciamo, di 90 gradi in senso orario la Wesson Card e fare il test anche per una disparità verticale. Il test poi non finisce qui, ma l'entità della disparità di fissazione, o meglio, più precisamente della foria associata, viene valutato attraverso le tacchette colorate, quindi ad esempio alla tacchetta verde abbiamo attribuito un valore, alla tacchetta arancione abbiamo attribuito un altro, e quindi sappiamo immediatamente qual è il valore di disparità di fissazione se il test lo facciamo a 40 cm e a 25 cm. Ma non sempre è così, perché se è meglio farlo a distanza di lettura abituale, non tutti leggono ovviamente ed effettuano le loro attività visive con idee prossimali a 40 cm o a 25 cm. Ad esempio, mettiamo il caso che dobbiamo fare il test della Wesson Card su un esaminato che ha una lettura abituale a 32 cm. In quel caso come facciamo? In quel caso utilizziamo praticamente un prisma e una volta che sappiamo qual è la direzione in cui si muove la freccia, quindi quale tipo di disparità di fissazione abbiamo, andiamo a porre davanti all'occhio dell'esaminato, agli occhi dell'esaminato, un prisma. E ovviamente di varie entità, ma il prisma che porta il sistema in condizioni di ortodisparità rappresenta l'entità della foria associata e quindi della disparità di fissazione. Una versione del test di Wesson da lontano è presente attraverso la Wolf Card, che è molto 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 simile alla Wesson Card, ma è tarata per lontano, per una distanza molto maggiore a quella di 40 cm, sarà tarata per insomma 5-6 metri. Ma il test comunque rimane invariato, si svolge sempre nella stessa modalità, è sempre polarizzato. Dunque, questo è tutto per quanto riguarda il test di Wesson o della Wesson Card. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style.